Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, video del venerdì. Mi è venuto in mente di fare una cosa molto interessante, molto simpatica. Andiamo a guardare invece dei soliti grafici di Bitcoin, che comunque ormai ragazzi sta seguendo quello che avevamo detto nel video di lunedì. Andatevelo a rivedere il video che ho pubblicato lunedì sul Wage, che era una figura un po' fake secondo me. Andate a guardare bene quel video e le conclusioni. Ha rotto il wage qualche giorno fa, 2 giorni fa, ma insomma ragazzi, tutto secondo quello che erano le nostre idee, le mie ipotesi, assolutamente tutto standard in questo momento per quanto riguarda Bitcoin, ma poi lunedì magari andremo a fare un approfondimento su Bitcoin. Quindi mi è venuto in mente, ho detto oggi cosa possiamo fare per dare un valore aggiunto un po' a tutti quanti. Andiamo a guardare una cosa importante, siamo a fine settimana, andiamo a guardare, a cercare di fare uno stock picking, chiamiamolo così, io lo chiamerei più crypto picking, cioè andiamo a prendere qualche altcoin, 3 per essere precisi ragazzi, che ne ho individuato, che da un punto di vista di grafico settimanale sono su dei livelli importanti di supporto, oppure ragazzi stanno disegnando delle figure che sono interessanti, magari se si dovesse verificare la prossima settimana, un piccolo pump. E allora andiamo a guardare questi grafici. Vi ho preparato 3 altcoin che sono, secondo me, utili da monitorare in questa fase. Attenzione, qualcuno qui ha detto di comprarle? Assolutamente no. Non è un consiglio finanziario, non è un consiglio di trading, assolutamente ragazzi, non dovete mettere poi soldi, insomma, su queste criptovalute se i vostri calcoli non vi dicono ok, vai con il turbo, o se le vostre tecniche di trading non vi confermano diciamo un'idea di ingresso. Però ci sono dei segnali, andiamo a guardare sui grafici, perché la prima e la più interessante di tutte ovviamente è Binance Coin. Allora, vi ho preparato il grafico dietro alle mie spalle, io mi rimpicciolisco come sempre, mi metto gli occhiali, andiamo subito a vedere questa cosa. Allora, Binance Coin, ragazzi, grafico settimanale, togliamo anche la media che non serve assolutamente a niente in questo caso. Allora, andiamo a guardare quello che mi interessa, facciamo anche un'analisi veloce insieme. Intanto la prospettiva è la logaritmica, quindi la scala è logaritmica per evitare problemi di, diciamo, ampiezza del grafico. Andiamo a vedere quello che sta succedendo. Allora, intanto Binance Coin, da un punto di vista settimanale, vedete, si è riportata dai massimi di giugno 2017 a un trend più normale, più civile, diciamo. Prima era estremamente rialzista, quindi difficile da mantenere, ve l'avevo detto più e più volte. Aveva fatto un segnale di inversione a luglio, ma poi non confermato dalle settimane, perché non ha mai chiuso al di sopra, vedete, dei livelli importanti. Però che cosa sta succedendo in questo momento? Perché sto prendendo a riferimento Binance Coin? Sapete che è uno dei miei titoli che ogni tanto butto dentro anche nell'analisi del lunedì con l'analisi ciclica. Perché la butto dentro in questo momento? Allora, ha fatto intanto una candela settimanale veramente brutta, ragazzi, meno 14, meno 15% per questo tipo di titolo, assolutamente molto brutto. Consideriamo anche una cosa: è avvenuto il lending per quanto riguarda Binance Coin, quindi è stato fatto questa attività di lending che al momento, ragazzi, in una sola settimana si è mangiato tutto il rendimento, quindi insomma potremmo stare qui a parlare ore. Non ho parlato anche di quel video in un video apposito di questa cosa, perché insomma non era utile secondo me in questo momento, ma ne parleremo poi probabilmente in futuro. Andiamo a vedere però una cosa importante: il livello di supporto, il livello di supporto raggiunto da Binance Coin, ragazzi, vedete, è un livello a livello settimanale. Adesso vi prenderete in giro per le mie ripetizioni. Molto molto rilevante. Allora, io lo metto qui per farvi capire dove siamo, ok? Ora, questo livello, che è circa 20 dollari, rappresenta, da un punto di vista settimanale, sul grafico weekly, un livello di supporto molto rilevante. Ora, questo cosa significa, ragazzi? Il grafico è la giornata, la settimana, questa settimana in questione ci si è avvicinato molto, è arrivato a 21. Non sono, diciamo, consono a entrare sugli investimenti che stanno scendendo, quindi in questo caso in pullback, perché è un trend rialzista. Sicuramente, da un punto di vista di grafico,
traffico weekly, però ragazzi, si può tenere in considerazione, ad esempio, una fascia di ingresso che sia una fascia di ingresso all'interno magari di questo range di prezzo. Adesso vi metto un'altra fascia qui dentro. Perché ragazzi? Perché effettivamente da un punto di vista settimanale qui abbiamo due massimi di grandissima importanza che potranno comunque dare il loro contributo a bloccare questo momento discendente. Intanto il titolo comunque non ci è arrivato, quindi la cripto non è scesa all'interno di quest'area, ma questa è un'area assolutamente rilevante di pullback per quanto riguarda questo titolo, quindi insomma sta tra i 20 e i 17,8, quindi insomma $18 all'interno di questa fascia di prezzo, magari qualche spike vista così, ok, dal punto di vista settimanale, perché no ragazzi, potrebbe essere un'area di attenzione, quindi attenzionate Binance Coin se arriva all'interno di quell'area, ma già da qui ragazzi va attenzionata perché è già vicina al primo livello di supporto. Vediamo settimana prossima quello che combina. Bisogna attenzionarla, cosa significa entrare poi quando scende, ognuno ha le sue tecniche ragazzi, io non parlo di queste cose nei video YouTube, magari nei corsi, insomma, ho dato molte informazioni su alcune tecniche per entrare in mercati di questo tipo, spiegando alcune strategie, ma non lo faccio certamente su YouTube. Ma quello che dovete però tenere sempre a mente è che questa è un'area di attenzione, quindi significa che se poi voi avete alcuni, per esempio, alcune tecniche per entrare sui mercati, magari alla rottura delle trend line oppure su grafici a un giorno, quindi con time frame ridotti, possiamo magari prenderlo in considerazione nel momento in cui il mercato raggiunge questi livelli, perché no? Quindi Binance Coin, prima coin da attenzionare intorno ai 20,30, quindi già è arrivata a 21,3 ragazzi, quindi assolutamente rilevante. Vediamo settimana prossima quello che farà. Intorno a questo intervallo sarebbe fondamentale andare a dare un'occhiata. L'altra è BSV, ragazzi, sì, lo so, uno dei titoli più odiati dagli amanti delle criptovalute, perché è terribile, perché io stesso lo dico, però ragazzi, noi facciamo trading e facendo trading dobbiamo anche dire le cose come stanno, quindi prendere i livelli che ci interessano e vedere se ci sono opportunità di business, che poi alla fine è quello che ci interessa, insomma, al di là di tutto. Allora guardate un po' che fine ha fatto BSV. Tenete sempre a mente che BSV è uno dei titoli più volatili che insomma ho visto negli ultimi mesi. Guardate, mi ricordo questa candela di più 80% con lo spike per prendere tutti gli stop, insomma, fatto ad hoc da Bitfinex, terribile proprio, una manipolazione incredibile su questo titolo. Però questa è una bella candela ragazzi, perché è una bella candela settimanale, intanto perché si fa un meno 3, però vedete che è un piccolo hammer, quindi una candela leggerissima di riflessione del mercato. Sì, è vero, un meno 3 settimanale, ma non è rilevante, non è molto importante. Viene anche da un hammer invertito, che era una candela di possibile ribasso, che viene negata da questa candela settimanale, da un punto di vista settimanale, quindi il mercato sta dicendo siamo in un punto di snodo, di incertezza, e poi siamo sul livello di supporto che è 116, vedete, 117, insomma più o meno siamo lì. Questa è tutta un'area ragazzi, perché questo è un titolo estremamente volatile, quindi consideriamola tutta un'area questa qui di supporto, vedete? È tutta un'area, è impossibile dare un'indicazione di un unico valore su BSV ragazzi, perché fa delle spike colossali. Però quest'area che ha raggiunto è interessante. Cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere un rimbalzo, un pump magari anche di una settimana, come quelli che abbiamo visto qui, insomma magari una cosa del genere, e BSV magari fa più 30 ragazzi. Come mettiamo diciamo ad operare su questo titolo? Andiamo come sempre a vedere delle inversioni. Attenti ragazzi a comprare mentre crolla un titolo del genere, attenti, 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 ok? Mi raccomando, soprattutto non investite una quantità di denaro, insomma, eccessiva rispetto alle vostre finanze su titoli estremamente rischiosi
come questi. Mi raccomando, ragazzi, non fate i pazzi, non comprate a leva poi magari eccessiva, lo dico sempre nei miei video. Però questo è un livello da monitorare. Magari settimana prossima provo un'inversione, perché no, potrebbe essere assolutamente uno punto di snodo per quanto riguarda quest'altra cripto. Andiamo alla terza e ultima, che è cripto che mi interessa per oggi, ragazzi, ed è esattamente Ethereum Classic. Ragazzi, perché Ethereum Classic? Allora, Ethereum Classic ha un trend particolare, mi piace, questo è quello di Bitfinex, un trend che mi piace perché in realtà, vedete, ha, diciamo, mantenuto una struttura settimanale che sembra quasi trading range, ma quello che mi piace di più è stata la reazione della scorsa settimana. Vedete, scorsa settimana fa una reazione molto importante, dopodiché in questa settimana tenta un nuovo minimo, tenta di rompere il minimo della settimana scorsa, non ci riesce, ragazzi, perché non ci arriva nemmeno, e poi mi fa lo spike ribassista e si va a ridurre il corpo della candela. Interessante, interessante questo atteggiamento da un punto di vista di analisi tecnica, e poi è interessante che il fatto che qui, proprio qui, ragazzi, sia un livello di supporto anche per Ethereum Classic. Quindi un livello di supporto molto importante per Ethereum Classic, intorno ai 5 dollari e qualcosa, insomma, più o meno, ragazzi, sempre fasce di prezzo per titoli estremamente volatili. Potrebbe essere interessante, per esempio, un ingresso al superamento magari dei massimi della scorsa settimana, che sono esattamente qui, vedete, in questo caso qui. Perché, ragazzi? Perché un superamento magari di questi livelli la prossima settimana innescherebbe probabilmente un tentativo di ritorno ai massimi del maggio 2019, e tra l'altro sarebbe una delle poche crypto altcoin, magari tra le top 10, che sono vicine ai massimi del 2019. Quindi, insomma, da attenzionare anche Ethereum Classic per il suo atteggiamento, con ingressi ovviamente sempre confermati, ragazzi. Inutile mi ripeto su queste cose, questi livelli che hanno raggiunto queste altcoin che vi ho mostrato, queste tre altcoin che vi ho mostrato in questo video, sono livelli da attenzionare, assolutamente molto rilevanti, è fondamentale, diciamo, tenerle d'occhio. Perché no? Se magari avete delle strategie di trading veloce, potete magari tentare di fare qualche ingresso la prossima settimana, qualora dovessero dare dei segnali di inversione. Ripeto, sempre qualora dovessero dare dei segnali di inversione, questo non è un consiglio finanziario. Va bene, ragazzi, oggi è un video più bello, più operativo, più fresco. È il weekend, quindi mi piaceva fare un video di questo tipo. Io vi ringrazio, noi ci rivediamo lunedì nel video dell'analisi weekly. Dalla prossima mese, quindi settembre, riprenderà la normale programmazione del canale Trading On con intervideo weekly. Ho in serbo una serie di sorprese molto belle per Academy. Poi, ragazzi, c'è in serbo una sorpresona gigantesca, non l'ho detto neanche a loro, poi lo svelerò. È un tool molto bello a livello informatico per operare in maniera molto veloce, quindi sarà bellissimo vederlo. Ci stiamo ancora lavorando su con noi, il team informatico, e poi tante novità anche per il canale YouTube con una nuova serie molto interessante. Noi ci rivediamo lunedì, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi due pollicioni, non due pollicioni. Ciao a tutti!